inalterate, alcuni un po' cambiate, però sempre nel cuore. Quando una persona anche viene proiettata, come ho fatto io, con Girato in Mondo, ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone e di confrontarmi con tantissime celebrity, con tantissimi personaggi che mi hanno solamente accresciuto culturalmente e umanamente. Però secondo me se non c'è un attaccamento alla propria terra, il respingere le proprie radici non ti porta a nulla. Invece l'essere attaccato alle proprie radici ti fa crescere ed è un messaggio importante che dobbiamo dare ai ragazzi, perché senza memoria, senza passato, senza tradizione non ci può essere nessun presente, nessun futuro. La tradizione e le radici sono tutto nella vita, sia come percorso di studio che come percorso personale. Siamo, quindi, conosciamo non solo un straordinario stilista, ma un uomo straordinario. Molto attuale. Grazie. Volevo chiederti, Anton Giulio, ricercatore della bellezza, creatore della bellezza, che cos'è lo stile secondo te, se c'è una definizione possibile? Ma lo stile penso che sia qualcosa di personale, non si può andare a lezione o a scuola per imparare e nessuno può insegnare uno stile. Lo stile ce l'ha dentro di te. La femminilità, una donna ce l'ha dentro il suo DNA, può sicuramente migliorare alcuni aspetti. Io vado contro il mio interesse, un abito non può fare diventare una donna elegante, per quanto possa essere di alta moda, costosa, eccetera, eccetera. No, l'abito non è, l'eleganza non te la compri con una carta di credito entrando in un negozio rifatissimo. A volte si può essere eleganti anche, che ne so, abbinando delle cose che magari hanno anche poco valore. L'eleganza è, che ne so, è il modo di camminare di una donna, di parlare silenziosamente, il modo di chiudere le gambe, di che ne so, di il modo di affascinare, che ne so, una platea. Sono tanti elementi che ti fanno diventare eleganti e femminili e avere uno stile. L'abito sicuramente ti aiuta, può diventare un mezzo di comunicazione, un vestito. Attraverso l'abito che indossi puoi comunicare tantissime cose, puoi giocare tantissime carte come la seduzione e che ne so, anche per conquistare un uomo, tra volte si indossa un abito, si acquista un abito. Però lo stile è un'altra storia, sono delle cose che insomma non camminano parallelamente con l'abito. Lo stile è una donna. È fatto di, non è una taglia, non significa, avere stile non significa avere una taglia 38-40, si può essere anche eleganti e avere stile anche una 48. È una questione tutta personale. Una cosa un po' più personale. Sicuramente gli anni dell'adolescenza sono stati fondamentali per te, li hai vissuti qui e hai già detto che ci sono delle cose bellissime, dei ricordi straordinari. C'è qualcosa che ami ricordare di più e c'è qualcosa che ricordi meno volentieri di quegli anni? Ma se io tendenzialmente sono un ottimista, tendo sempre a ricordare quello che voglio ricordare, quindi insomma cerco di conservare i ricordi belli. Certi ricordi brutti fanno anche comodo perché servono per farti godere quei momenti belli, no? Anche quando ci sono delle difficoltà, alla fine poi bisogna affrontarle, non è stata un'esperienza facile perché, ripeto, 25 anni fa le cose non erano come sono adesso. C'era più un silenzio, c'era più un'austerity, c'era anche come posso dire, un distacco netto tra gli studenti e gli insegnanti, che era anche giusto forse, non c'era questo dialogo con i genitori, quindi insomma dichiarare ad una famiglia medio borghese che volevo fare lo stilista di moda e dirlo anche a scuola non è stata proprio una passeggiata di salute, insomma spesso sono stato oggetto di episodi di bullismo, che adesso insomma sono anche molto denunciate, al tempo quasi ci si vergognava di dirlo, insomma di dirlo sia in classe e sia a casa. È stata un'esperienza molto complicata, sofferta, però mi è servita molto perché mi ha dato una carica straordinaria e mi ha dato insomma un input per essere appunto il simbolo di un riscatto della nostra terra e perché no? Dalla Calabria è molto difficile fare questo mestiere perché insomma tantissimi sono i pregiudizi. Poi io tendo sempre a ricordare le cose belle, ricordo solo quelle negative che servono. Fanno esperienze, quando tu vivi una cosa brutta nella vita, io la prendo come esperienza, come qualcosa che ti è servita per non ripeterla più. Grazie. Perché al tempo le professioni erano il liceo classico, il magistrato, l'avvocato, il medico, il notaio, adesso un po'
po' cambiato, c'è la televisione, ci sono i programmi televisivi, c'è l'accesso a internet, magari sono più quelli che vogliono fare gli stilisti, le modelle, le veline, eccetera, eccetera, piuttosto quelli che vogliono fare i magistrati, i notai e gli avvocati, credo, però insomma, in media è stato lì, tutto sempre. No? Io vorrei che tu dicessi, a proposito delle veline, visto che le abbiamo tirate in ballo, ecco, vorrei che dicessi e che raccontassi, penso ubicati naturalmente, il discorso forse ci porterebbe lontano, ma che cosa significa realmente farsi strada nel mondo della moda? Che cosa rappresenta? Quali sono stati i sacrifici che ha affrontato e le difficoltà soprattutto? Ah, le difficoltà tantissime, perché io pur di fare questa università della moda sono dovuto scendere un compromesso con la mia famiglia che insomma al tempo non vedevano questo mestiere come effimero, come pericoloso, come qualcosa di superficiale e non dura, poco serio e non duraturo. Quindi venendo dal liceo classico ho dovuto promettere ai miei genitori che avrei conseguito una laurea per virgolette vera. E quindi ho scelto la facoltà a Firenze, San Marco, di lettere moderne, ho scelto l'indirizzo storia dell'arte moderna e contemporanea, che devo dire quella da fine mi piaceva moltissimo. E contemporaneamente studiavo a due università, quella privata per diventare designer di moda e quella di statale appunto per fare per essere dottore in lettere moderne. Tante difficoltà soprattutto di studio, io non amavo tantissimo stare troppo, anche se l'università ti concede, che ne so, essere fuori corso, non presentarti gli esami. Io questo non l'ho mai fatto perché lo trovavo offensivo nei confronti di una famiglia semplice che mi manteneva all'università e poi non volevo neanche perdere troppo tempo sui libri. Bisogna stare sui libri il giusto tempo, cioè il tempo giusto. Io mi sono laureato negli anni giusti, anche una sessione prima, perché avevo voglia di lavorare, avevo tantissima voglia di viaggiare, di guadagnare e vivere la vita con i miei soldi, ma con quelli dei miei genitori. E soprattutto volevo vivere questo mondo della moda, volevo essere un protagonista e avevo avuto tante possibilità di lavorare per Gattinoni, con Roberto Cavalli, ma io volevo essere io, volevo impormi con il mio nome, con le mie griffe, con il mio stile e volevo vivere questa vita appieno. I sacrifici e le sofferenze che ho avuto in un'età adolescenziale volevo riscattarli in questa vita. Quindi già a 23 anni portai i miei disegni e i miei capi cuciti da me, il presidente della Camera della Moda, li vide e mi promosse mi mise nel calendario ufficiale della vita moda, quelli grandissimi. Poi mi chiede, dopo che faceva sfilata nella Fashion Week della vita moda romana, mi chiamò il presidente della Camera della Moda di notte, non c'erano i cellulari, e mi chiamò a casa dicendo, ho visto la tua collezione, è bellissima, scegliti tre modelli, una testimone, domani sfilare a Piazza di Spagna. Quindi avevo solamente 23 anni, era in diretta nazionale con una trasmissione televisiva che era in Mondovisione, Donna sotto le stelle, e mi trovai lì ad avere accanto Valentino Versace a soli 23 anni e dopo 6 mesi mi sono trovato ad essere nel vocabolario della moda come uno dei pochi, come il più giovane stilista d'alta moda della storia della moda italiana, incantato.